È inutile. Blank. Se stai bene, signorina. È tutta colpa di quello là! È un comportamento imperdonabile! Immolare persino la vita degli amici! Dove... sono? Principessa! Steiner... Ma... mi hai salvato... la vita. È mio compito proteggervi fino alla morte, principessa! Guarda che a salvarti siamo stati solo io e la magia di Vivi. Vi sarò eternamente riconoscente. Ringraziate pure Vivi, ma non quel brutto furfante! Tutto questo non sarebbe successo se non avessi rapito la principessa! Prima la metti in pericolo, poi vuoi fare l'eroe salvandola! Alla gogna! Stai! Alla gogna! Sono fuggita da Alexandria di mia spontanea volontà. Confermo. È stata lei a chiederci di rapirla. È la verità? Proprio così. Quindi, cerchiamo di andare d'accordo d'ora in poi, guerriero. Intanto dimmi che ne sai tu di questa maledetta nebbia e dei suoi mostri. Pare che siano pericolosissimi. Dobbiamo portar via la principessa da questo posto! Non dire stupidaggini! Non lo vedi che senza forze non si può muovere? Non ho chiesto il tuo parere! Allora dimmi, come facciamo ad uscire sopra la nebbia? La valle è circondata da un alto precipizio. E le porte sud e nord sono chiuse. Dimmi... da dove usciamo? La principessa è debole e non può camminare. E tu, guardati come tremi. È troppo pericoloso mettersi in viaggio senza avere un piano ben preciso. Coci! Insomma! A chi spetta difendere Garnet? Naturalmente è compito mio che sono cavaliere di sua maestà. Ho capito. Ci penserò io a proteggerla qui finché non si rimetterà del tutto. Ah, così mi piaci. Noi intanto pensiamo a come uscire là sopra. Stai meglio? Sì, la medicina ha fatto effetto. Questo luogo... Credo che la foresta sia impazzita quando abbiamo ucciso il suo signore. Se ne siamo usciti vivi, lo dobbiamo al vostro amico. Sì, Blank. Dovete aiutarlo subito. Subito è impossibile. È stato pietrificato. Oh cielo, per causa mia! Troveremo senz'altro un modo per liberarlo. Farò il possibile, te lo prometto. Stando alla mappa che mi ha dato Blank, a sud della foresta c'è una grotta. Forse da lì riusciremo a uscire sopra la nebbia. Non devi avere paura. Andrà tutto bene. Ci sono io. Che vivo qui, ma è la prima volta che vedo uscirne qualcuno vivo, Koopa. Wow, Koopa, che forti, Koopa. Ma non montatevi la testa. Più avanti troverete nemici cattivissimi, Koopa. È il flauto con cui potrete chiamare noi Moguri quando siete fuori dal mondo, Koopa. Ciao, ciao, Koopa. Grazie, piccolo. Koopa, papà. Ciao! Muoviti! Koopa! Il nemico! Da dove? Dove sono? Se ne sono andati, Koopa!
Aspettate, principessa! Dove siamo? Sotto la nebbia, penso. Alla porta nord, confine fra Alexandria e Burmesia. Se ricordo bene, questo dovrebbe essere l'arco Melida. Delle impronte ancora fresche! E anche del fumo! Quella bandiera indica che Alexandria è entrata in guerra! Purtroppo, sotto la nebbia c'è anche qualche furfante indegno di pronunciare il nome di Alexandria! Se non fossimo in una situazione d'emergenza, gli farei assaggiare il sapore della mia nobile spada! Meglio non fermarsi troppo qui. Andiamo. La grotta dove dobbiamo andare è a sinistra di quest'arco. Proseguiremo costeggiando il precipizio. Si sentono delle voci, e anche rumori di metallo. C'è qualcuno? Sì, ditemi. Ma questa voce? È una voce di femmina. Che voce soave. Che fai qui? Vendo medicine. È un lavoro troppo faticoso per una fanciulla. Se vuoi, ti aiuto io. Devo ricordarmi che carne te ne dintorno. Mi venderesti delle medicine? Certo. È questa la grotta. Mamma, poi... Che c'è, Vivi? Che conoscete la grotta di ghiaccio? Ne ho sentito parlare. Perché? Dovrebbe essere questa. È vicino alla foresta del Mammale. Anch'io la conosco. Ho letto che è coperta da ghiacci perenni. Immagino sia incantevole. Anch'io ne ho sentito parlare dal nonno. Mi ha detto che la grotta attraversa la coltre di nebbia. Che homo sapiens, suo nonno, signor Vivi. Se usciremo salvi di qui, mi piacerebbe conoscerlo. Il nonno mi ha insegnato tante cose, ma ora è in cielo. Sono costernato. Non lo sapevo. Non ho fatto niente. Allora entriamo? Questo luogo è una meraviglia della natura. Non immaginavo quanto stupendo potesse essere. Che fiori profumati. Quale sarà il loro nome? Principessa, non siate imprudente! Non li toccate! Fa un freddo cane. Vi volete muovere o no?
questa parete di ghiaccio nasconde qualcosa. Ah, come faccio a scoprire cosa c'è? Ehi, Vivi, vieni un po' qua. Perché? Per favore, prova ad usare la tua magia contro questa parete. Wow! Lo sapevo che nascondeva qualcosa! Forse ce ne sono altri oltre a questo! Se li troviamo, pensaci tu, Vivi! Va bene! Energia! Non lo fermate! Colpo fire! Ma che c'è qui? Wow! 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 Aia! Brucia, Cupo! Che mi hai fatto, Cupo? Finalmente mi muovo! Grazie tante, Cupo! Che fai, Vivi? Se non ti sbrighi, ti lascio qui! Attento! Sta bene, signor Vivi! Guerriero, ti si ammacca l'armatura di latta! Che fate? Alzatevi! Non è proprio l'ora di dormire! Sulla... attenti! Ma che... Anche Garnet! Principessa, cos'hai? Accidenti, sono anch'io.